È una grande grazia, mia brava figliola, l'incominciare a servire questo buon Dio mentre che la floridezza dell'età ci rende suscettibili di qualunque impressione. Ah, come il dono è gradito quando si offrono i fiori coi primi frutti dell'albero. E quale cosa potrà mai trattenerti dal fare una totale offerta di tutta te stessa al buon Dio, col deciderti una buona volta per sempre a dare un calcio al mondo, al demonio e alla carne, ciò che con tanta risolutezza fecero per noi i nostri padrini al battesimo. Forse che il Signore non merita da te questo sacrificio? Care amiche e cari amici spettatori, siamo giunti al 29 novembre e un giorno particolare perché inizia la novena in onore della Beata Vergine Immacolata. Abbiamo anche noi il desiderio di scoprire l'utilità e la bellezza di un tempo consecutivo, giorni intensi, di vicinanza al Signore e alla Vergine Maria. Oggi in modo particolare festeggiamo anche tutti i santi dell'ordine serafico e quindi naturalmente anche il nostro San Pio. Si ricorda la data del 29 novembre del 1223 quando Papa Onorio III approvò la regola di San Francesco che nel 1209 Innocenzo III aveva già approvato in forma orale. Sapete che l'originale della regola francescana è custodita come una preziosa reliquia nel Sacro Convento di Assisi. In questa giornata allora vogliamo metterci un'altra volta ancora alla scuola della spiritualità francescana, della spiritualità più profonda, espressa da San Pio da Pietrelcina. E un insegnamento sulla radicalità della propria offerta al Signore. Sentiamo. Ah, che è una grande grazia, mia brava figliola, l'incominciare a servire questo buon Dio, mentre che la floridezza dell'età ci rende suscettibili di qualunque impressione. Oh, come il dono è gradito quando si offrono i fiori coi primi frutti dell'albero. E quale cosa potrà mai trattenerti dal fare una totale offerta di tutta te stessa al buon Dio, col deciderti una buona volta per sempre a dare un calcio al mondo, al demonio e alla carne, ciò che con tanta risolutezza fecero per noi i nostri padrini al battesimo. Forse che il Signore non merita da te questo sacrificio? È un brano rivolto ad una figlia spirituale, sicuramente in travaglio per il suo discernimento, la sua scelta vocazionale. Lo ritroviamo nel terzo volume dell'Epistolario ed è un po' anche importante da cogliere il legame fra la scelta più forte che potremmo noi compiere e il ricordo della misura alta a cui la nostra vita è stata chiamata nel giorno del nostro battesimo. Fondamentale sarebbe riscoprire la data del nostro battesimo. A volte non sappiamo assolutamente in quale giorno abbiamo ricevuto questo sacramento. A volte non sappiamo neanche chi è stato il nostro padrino o la nostra madrina.
Padre Pio ne parla oggi espressamente. Abbiamo tutti quanti beneficio nel ritornare con la mente alla fonte della nostra vocazione, una chiamata alla santità che non ci abbandona mai fino all'ultimo dei nostri giorni. Auguri per il nostro cammino. Pace e bene da frate Pier Giorgio.